arrivata appena adesso a Narni e non ho neanche dove andare a dormire. In centro abbiamo molte situazioni, puoi trovare bed and breakfast all'incirca sui 30 euro, oppure puoi spostarti su alberghi tra Narni e Narni Scalo, più o meno il pernottamento si aggira sui 50-80 euro. Per quanto riguarda gli alloggi, comunque sono tutti abbastanza centrali, quindi... Sì, si trovano tra le vie di Narni, uno proprio qua dietro. Questa è una piantina, cosa sì. Posso vedere qui a Narni? Nella zona più centrale puoi trovare tra il palazzo comunale, il teatro comunale, puoi trovare il museo Eroli, dove organizzano diverse mostre. C'è la chiesa di San Domenico, dove è stato realizzato un nuovo auditorium, e antistante c'è la Narni sotterranea. Ah, che bello, quindi insomma c'è la possibilità anche di vedere quello che è sotto la città. Assolutamente, però tramite una gita organizzata. Non meno importanti, la rocca di Albornoz, che è situata sulla zona alta collinare di Narni, e poi c'è anche il Ponte d'Augusto, che è praticamente il simbolo della città e oggetto di numerosi dipinti. E intanto anche per quanto riguarda i ristoranti, sai darmi qualche consiglio? Sì, c'è un po' di tutto in zona. Diciamo che i prezzi stanno intorno dai 20 euro agli oltre. Va bene, insomma, comunque sì. È abbastanza accessibile. Siete sempre aperti? Sì, siamo sempre aperti e disponibili per informazioni. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te, ciao. Museo della città e del territorio in Palazzo Eroli e accoglie le emergenze artistiche della città. Ospita la sua collezione all'interno di una bellissima dimora storica, la dimora dei Marchesi Eroli. Il museo segue praticamente un percorso temporale. Viene suddiviso iniziando dalla collezione archeologica d'epoca romana e medievale, la sezione protostorica che ospita gli elementi difensivi di un Elephas Antiquus di 700.000 anni fa, un'insolita sezione egizia. Una mummia originale? Esattamente, proveniente da Edfu in Egitto, a pochi chilometri da Luxor, ed una pinacoteca. Quali sono gli elementi che rispecchiano maggiormente la storia di Narni? Dobbiamo assolutamente ricordarci della statua funeraria del leone di Narnia. Che tutti noi conosciamo un po' per le cronache di Narnia, no? Invece, no, è come dicevi giustamente prima te, ha un'altra funzione. Sì, è una statua di leone funerario, faceva la guardia ad un sepolcro aristocratico di grandezza quasi naturale, rappresentato con molto realismo, doveva allontanare eventuali vandali. La coppa bronzea originale della fontana di Piazza dei Priori del 1303, che rappresenta il comune medievale narnese, in pinacoteca i due capolavori, l'incoronazione della Vergine del Ghirlandaio e l'Annunciazione di Benozzo Gozzoli. L'incoronazione della Vergine del Ghirlandaio viene commissionata da un cittadino, il cardinale narnese Berardo Eroli, per la chiesa di San Girolamo di Narni. L'opera era solitamente al buio tutto l'anno, la chiesa è molto scura, per essere illuminata soltanto durante gli equinozi dai raggi del sole, che attraversando il rosone collocato sopra il portale principale illuminavano una sfera raggiante al centro del gesto dell'incoronazione di Maria Vergine, e pian piano si espandeva lungo le punzonature della lamina d'oro della parte superiore, creando uno straordinario effetto 3D per l'epoca. Quindi una meravigliosa macchina scenica realizzata per la città e che sconvolgerà di fatto la storia dell'arte anche di tutta la regione, proprio nella seconda metà del 400. Greta, il museo è sempre aperto, c'è anche un biglietto d'ingresso? Sì, c'è un biglietto d'ingresso, una fascia intera ed una riduzione, distinguibili per età, quindi giovanissimi e over 65 e gratuiti per i più piccoli. Ecco, parlando dei più piccoli, ho notato prima che ci sono delle cassettiere, possiamo definirle così, cosa rappresentano? È il museo a misura di bambino. Palazzo Eroli accoglie il museo gioco, rappresentano la Narni romana, la Narni medievale e la pinacoteca, l'arte in generale. Ogni cassetta è dedicata ad una fascia d'età, i bambini accompagnati dai genitori, senza l'operatore museale al loro fianco, possono giocare sia in italiano che in inglese con i laboratori che troveranno all'interno di questi cassetti e divertirsi all'interno della collezione insieme alla propria famiglia. Io intanto ti ringrazio per questa visita.
visita e in bocca al lupo allora per tutto. Grazie. Io sono venuta qui per chiedere informazioni per un soggiorno e ho visto sì. In realtà che il Regno Verde è veramente un'oasi di tranquillità e di pace. Quali sono i servizi che offrite? Noi abbiamo 16 camere di varie tipologie, dalla singola alle doppie, triple e quadruple per le famiglie che vogliono trascorrere qui dei giorni di relax. Sono tutte camere, non abbiamo appartamenti, tutte col bagno privato, tutte arredate in stile umbro, diciamo, tutte in castagno spazzolate a mano, con cotto in terra e travi e pianelle sul tetto. Dotate dei comfort di un grande albergo, però nello stile tipico dell'agriturismo di una volta. Scendendo le scale poi si arriva qui nel ristorante dove tu veramente mi hai fatto trovare questa tavola piena di vostri prodotti. Questi sono i prodotti che noi facciamo, ma molto familiarmente. Questa nasce un pochino da un'idea di mio padre. Mio padre è nato, è cresciuto in una famiglia di contadini e quindi gli è rimasta questa, chiamiamola passione, perché per noi è una passione. Dal vino all'olio, i maiali nostri sono allevati, li alleva mio padre, cioè prende i teli, li mette sotto le querce, raccoglie le ghiande e gliele va a dare. Cioè abbiamo una produzione poi piccola comunque, cioè abbiamo 7, 8, 10 maiali per volta, ovviamente allo stato brado. Beh, ma un buon prodotto nasce proprio anche dalla materia prima e quindi da quello che certo, soprattutto ecco. Nasce dalla materia prima, è normale. Dopo vengono stagionate nelle nostre macellerie, nelle nostre cantine, stagionate 24 mesi o 36 a seconda della tipologia, della grandezza del prosciutto. Mi descrivi un attimo? Sì, questo è il nostro fiore all'occhiello, diciamo. Le abbiamo qui fuori la nostra vigna, abbiamo 7 ettari di vigna, quindi non una produzione industriale, ma una piccola produzione, facciamo in media dalle 6.000-7.000 bottiglie l'anno, quindi non una cosa esagerata. Abbiamo sia il bianco che il rosso, o sono diversi vitigni che il nostro enologo sapientemente miscela per creare il Quondam rosso e il Gregorio che è il bianco. Come può essere accompagnato magari a tavola questo vino? Ma questo è un vino molto forte, cioè un vino corposo, è un vino che fa 14 gradi. Quindi è un vino che va mangiato ecco, con le nostre carni, le carni rosse, carne di maiale, con dei prosciutti stagionati, dei formaggi importanti. Se vogliamo andare su una cosa un po' più delicata, abbiamo il nostro bianco che fa 12 gradi e mezzo, quindi è un vino che possiamo decidere di accoppiare o a dei formaggi leggeri, quindi un aperitivo. Dove posso trovarli i vostri prodotti? Cioè possono essere acquistati, diciamo, se vieni qui ad alloggiare da voi, ma anche in loco, sì, ma anche su internet tramite il nostro sito che è www.agriturismoregnoverde.it, dove trovate tutti i nostri prodotti. Entrando abbiamo visto anche dei meravigliosi cavalli. Sì, allora i cavalli, quella devo dire che è un po' una mia passione. Abbiamo tanti cavalli, facciamo scuola di equitazione, organizziamo delle gare a livello nazionale ed internazionale e poi facciamo delle passeggiate sugli splendidi territori qui. Dintorno, insomma, qui sì, nella, sì, sì. Nella verde. E poi abbiamo le nostre mascotte entrando che sono i cavallini, sì. I mini cavallini Falabella che fanno compagnia e sono praticamente un po' l'attrazione dei bambini quando ci vengono a trovare. Beh, è vero, sicuramente. Io ti ringrazio e allora in bocca al lupo anche perché, anzi, ti faccio i migliori auguri di un fine anno, visto che tra un po' è Natale e magari grazie chissà, durante le feste un pensierino ci si può magari, fare. Magari, vi insomma. Aspettiamo.
devo dire che questo teatro è veramente molto molto bello. È il teatro comunale della città di Narni che ha il nome Giuseppe Manini, è stato un motore della cultura narnese. Passeggiando per Narni si respira veramente, come posso dire, un'aria un po' affascinante, misteriosa. Perché in questo contesto territoriale si possono trovare tante sfaccettature e tanti motivi per cui visitarla. Tante chiavi di lettura e soprattutto tanta archeologia, tanto mistero, parlando anche della Narni sotterranea. Presenta grandi elementi di mistero e di concretezza, perché lì, essendo stata la sede della nostra Inquisizione, con la storia di Lombardini, rappresenta anche il lato umano, la cittadinanza locale di quel periodo oscuro, sotterraneo, che però è un elemento che è necessario riportare alla luce, alla conoscenza, per porre al centro l'elemento della verità. Narni sotterranea gestito alla grande, con grande capacità, competenza e passione, da un'associazione di volontariato che è la Narni Subterranea. Mi spieghi a Narni che ci fanno invece le moto? Abbiamo la fortuna di accogliere, di avere come concittadino un grande appassionato, uno sportivo, e un uomo come Gogliardo Filippetti che rappresenta quel tipo di esperienza sportiva e collezionistica, una figura di riferimento a livello nazionale. La sua collezione di moto è uno degli elementi che qualificano la nostra città. Noi abbiamo la fortuna di averla collocata in questo momento all'interno di un pezzo del Palazzo Comunale, dove prima risiedeva un teatro di palazzo del Cinquecento che stiamo aspettando di ristrutturare alquanto prima. A livello regionale siamo una delle città più attive sotto la promozione e le attività culturali. La manifestazione più importante, che è quella della Corsa d'Anello, la rappresentazione storico-rievocativa di uno dei periodi più aurei della nostra città, che è il 1300, permette di dare lustro e dare una forte comunicazione esterna alla nostra città. Durante il periodo estivo, a partire dalle vie del cinema, che è una rassegna di cinema restaurato che quest'anno ha compiuto 20 anni e che è diretta da Alberto Crespi, giornalista radio-televisivo di fama e che prima è stata diretta da Giuliano Montaldo, il regista cinematografico. Poi, continuando sempre in maniera temporale, andiamo a avere a Narni l'opportunità di ospitare due festival che sono però allo stesso tempo due grandi corsi di formazione musicale e culturale. Il primo, quello organizzato da Cristiana Pecoraro, che è una famosa pianista ternana ma che ha ormai un lustro a livello internazionale, Narnia Festival, che grazie alla compenetrazione delle diverse arti, da quella musicale a quella della danza a quella del teatro, porta a Narni tantissimi studenti, certo, e tantissime attrazioni. Gianni, vorrei concludere questa piacevole conversazione con te per tre motivi per ritornare qui a Narni. Rimanere affascinati dalle diverse opportunità che questo territorio offre, soprattutto il nostro centro storico. L'ambiente e l'area che si respira dal punto di vista umano, dei rapporti. E il terzo, venitelo a scoprire. Accogliente, misteriosa e affascinante. Grazie. Grazie a te. Cena, però insomma non immaginavo innanzitutto una bella casa, complimenti, devo dire, e poi soprattutto non immaginavo questo allestimento per la nostra cena. Cosa mi fai mangiare? Allora, faccio un piatto tipico del territorio che sono i manfrigoli, che è una semplice pasta d'acqua e farina con del ragù di chianina. Ho scoperto così in questi giorni che sono qui a Narni che tu sei anche un cuoco. Sì. Devi cucinare per forza bene, sennò questo appuntamento non funziona. Mi spieghi anche un po' la ricetta? Sì, ci metto dell'olio, cipolla rossa e un po' di peperoncino.
Un soffritto praticamente. Sì, un piccolo soffritto, ma non troppo. Poi ci aggiungo qualche bacca di ginepro e 2 chili di garofano. Come ti trovi qui a Narni? Come si vive? Molto bene, sì, un ambiente abbastanza familiare, un paesino, diciamo, ormai conosco la maggior parte delle persone, le abitudini, il ristorante, poi è proprio al centro dove lavoro io, è proprio al centro di Narni. Visto tanto anche tanto movimento da un punto di vista di giovani, ecco. Sì, sì, è una città universitaria, c'è un'università importante. Adesso aggiungo la carne. Ok. Che è battuta a coltello, pianina battuta a coltello. Aggiungo un po' di olio. Senti, io sto prendendo un bicchiere di vino, ti va? Sì, grazie. Tu sei qui per lavoro? No, guarda, in realtà è per vacanza, quindi... Ah. Tra l'altro Narni ha un po' questo, come ti posso dire, è affascinante, no? Uno se la ricorda sempre per le cronache di Narni, ad esempio, così, insomma, è conosciuta anche per questo aspetto un po' fiabesco. Ma i piatti tipici umbri, ecco, quali sono, al di là di questo che tu mi stai proponendo questa sera? Allora, il manfricolo della Vernara, che sarebbe sempre un manfricolo, solo un pomodoro piccante, c'è la farina della Leccarda, adesso che è periodo natalizio ci avviciniamo, facciamo un dolce chiamato il pan preparato. Ah sì, quello lo conosco, buono, certo. Sì, quest'estate abbiamo la fortuna che fanno molti eventi, diciamo che di musica classica vengono per tipo un mese, 15 giorni prima a luglio e 15 poi agosto. Sai, perché comunque è una località veramente al confine tra con il Lazio, quindi veramente è facilmente raggiungibile, ben collegata, perché le strade insomma sono importanti e tutto sommato visto che si spende anche abbastanza bene. Roberta, però adesso assaggio, eh? Prego. Buona. Roberto, senti, facciamo un brindisi. Alla, a te, alla tua carriera e a me augurami una buona vacanza a Napoli. Buona vacanza a Napoli. Grazie. Mi prepari, io so che questo ristorante si mangia benissimo. Oggi faremo un piatto tipico del Viterbese. Da dove si inizia? Iniziamo dal guanciale, innanzitutto lo puliamo la parte che ci interessa. Senti, ma la cucina viterbese com'è? È abbastanza buona, io la ritengo molto buona, anche perché poi ho delle origini viterbesi. Non è pesante, proprio a Viterbo si usano ingredienti che sono interessanti. Iniziando dal guanciale, poi le cipolle del nostro campo, che andremo a tagliare finemente. Adesso praticamente cosa succede? Fai un soffritto? Sì, lo passeremo in padella con un po' d'olio. Naturalmente l'olio del nostro terreno, dei nostri campi, chiamiamoli così. Soffriggiamo un po' di questo guanciale già tagliato. Aggiungiamo un po' di peperoncino. Quando è pronto possiamo aggiungere la cipolla. Direi che adesso possiamo sfumare con un po' di... Io uso il vino generalmente, ma anche il brandy si sta bene. A questo punto possiamo aggiungere i nostri pomodorini, sempre dei nostri campi. Ovviamente. Normalmente qui cerchiamo di fare un po' tutto a chilometro zero. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura,
Adesso mettiamo i nostri ombrichelli nel bollitore, tanto la cottura è veramente minima, sono 3-4 minuti. Adesso andiamo a mantecare in padella. Naturalmente il lavoro della mantecazione è fondamentale. Mischiare bene il mio. Come puoi vedere non ho aggiunto sale. Perché il guanciale già è salato. Adesso andiamo a impettare. Siete abbondanti, eh? E questa è una porzione. Sì. Mangiano tanto qui a Viterbo. Sì, sì, sì. Capita spesso che fanno una confezione e porta via. Senti, adesso mi parli anche un po' del ristorante, perché io sono arrivata qui e mi hanno consigliato il vostro ristorante perché si mangia bene. Entrando veramente ho visto anche parecchie persone, quindi effettivamente è la verità. Alcune volte abbiamo problemi di dove poter mettere a sedere la gente. Oh, meno male, facciamo aspettare un bel po'. Per quanto riguarda i turisti ci sono anche tante persone che vengono qui. Sì, ci sono molti turisti, anche stranieri, addirittura francesi, americani, alcune volte dall'Irlanda, vengono spesso. Beh, anche perché ci sono tante cose da vedere, poi è famosa soprattutto per la macchina di Santa Rosa, quindi veramente è conosciuta. Parlando invece delle ricette che voi proponete, quali altri piatti si possono gustare qui all'Antica Taverna? Qui all'Antica Taverna, oltre a quelli tradizionali che sono i classici, noi proponiamo il nostro raviolo della taverna, che è un raviolo ripieno di patate condito con cicoria, salsiccia e tartufo. E immagino anche la carne, perché vedete, entrando c'è quella vetrina lì con delle belle bistecche. Sì, 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 la carne è la nostra forza. Noi siamo famosi per le fiorentine, le bistecche, le tagliate, sia argentine che locali, di tutti i posti vengono. La carne è un ottimo prodotto, e ha dei costi veramente bassi. Noi stiamo parlando di fiorentine a 20 euro al chilo, vendiamo. Sono rimasta sorpresa dalla bontà dei vostri piatti, dalla qualità di quello che proponete, ma anche dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi veramente accessibilissimo. Riusciamo a fare questo prezzo basso. Siete sempre aperti? Sempre aperti 7 giorni su 7. Anche a Natale no? Un po' no, di pausa? Natale siamo vabbè, ok. Allora, l'anno prossimo ci vediamo, nel 2015, va bene. Va intanto ti ringrazio, grazie a te. Visto che ci sono io, buon appetito. Va bene, buon grazie. Appetito.